Novità in ambito della comunicazione, una cooperativa di giornalisti. Lorenzo, operate da 2 anni con questa formula particolare, per cui ci sono più giornalisti nella stessa redazione, e lavorate come una sorta di freelance per più testate. FPS è nata per, diciamo, offrire un'alternativa alla necessità di informazione, diciamo, nuova, che è quindi legata a un prodotto integrato che abbia in sé sia la parte video, che la parte radio, che la parte web, e ove necessario anche, diciamo, le social media, quindi i vari Facebook, la comunicazione integrata, e quindi cerca di offrire un prodotto che sia completo e che possa andare a coprire tutte le necessità dei nostri clienti. Nel giro di 2 anni siete riusciti ad arrivare a portali molto importanti, Repubblica.tv piuttosto che Il Fatto Quotidiano, cioè veramente delle realtà di spicco. È stato complicato? Diciamo che all'inizio abbiamo dovuto lavorare al sodo e poi un po' alla volta, un po' grazie anche ai contatti che avevamo già creato prima, perché abbiamo fatto tutti la scuola di giornalismo qui a Milano e quindi abbiamo fatto degli stage in delle varie realtà editoriali, come appunto potevano essere Repubblica, Espresso, eccetera. Quindi da quelle già un po' eravamo conosciuti, le abbiamo usate come gancio per entrare e poi progressivamente siamo riusciti ad arrivare a tutte le testate, perlomeno a quelle principali italiane con cui adesso collaboriamo. Natascia, siamo davanti a Stampa Tweet. Cosa hanno da cinguettare i giornalisti italiani? Questa è una novità assoluta che avete proposto voi. Su Twitter si vanno a vedere i tweet dei vari giornalisti delle varie testate. Sì, ecco, allora Stampa Tweet è questo che vedete ed è un progetto nato all'interno di FPS. Spiegando cos'è, è un aggregatore che raccoglie i tweet dei giornalisti italiani, quindi la stampa italiana tutta in un'unica schermata, cos'ha da cinguettare ogni giorno. Sono poi, come potete vedere, sono divisi per settore, quindi trovate la TV, la radio, l'online e anche per testata, quindi Repubblica, Corriere della Sera e così via. In un'unica piattaforma si possono consultare, spiare tutti i tweet dei giornalisti italiani. Per il momento sono raggruppati circa 300 giornalisti, che aumentano giorno dopo giorno appena partito il progetto, anche grazie a segnalazioni spontanee di colleghi che si autosegnalano nel progetto. Diciamo che questo è un progetto nato in FPS ed è vicino ad FPS, nel senso che una nostra attenzione è quella per le nuove tecnologie. E ormai Twitter è uno strumento quasi imprescindibile anche per il nostro lavoro.